a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio dedicare poco tempo riguardo a una persona in particolare. Oggi voglio dedicare questo mio video a un grandissimo procuratore, stimato da tutti, che sotto la sua ala, diciamo così, ha diversi campioni, due dei quali giocano nel nostro amato Napoli. Sto parlando di Giuffredi, procuratore di Cafu e Marcelo dei Poveri. Sì, sto parlando di Isai e Mario Roy, che da quando sono a Napoli questo agente non fa altro che rompere i coglioni e buttare zizzania tra tifosi. E io sinceramente mi sono rotto il cazzo che certi procuratori, e non solo, sparano merda ovunque, difendendo a spada tratta i suoi assistiti. Certo, ci sta, sono i suoi assistiti, difenderli va bene, ma è l'allenatore che comanda. Tu che cazzo c'entri? Fammi capire. Certe questioni per me bisogna risolverle in privato. Te ne vuoi andare? Vuoi mandare il tuo giocatore? Via! Fallo! Ma non sparare! Parlare ovunque sputando merda sull'allenatore. Anche perché, caro Giuffredi, sei un incoerente del cazzo. Perché l'anno scorso attaccavi Sarri dicendo ma Sarri fa poco turnover, per questo Isai viene criticato, perché gioca sempre drink the drag. Con Ancelotti all'inizio sembrava tutto rose e fiori, dicendo finalmente un allenatore che sa fare il turnover, finalmente un allenatore che sa valutare bene le potenzialità dei giocatori che ha a disposizione, e bla bla bla, solito lecchinaggio. Insomma, Isai ha saltato due partite, e questo Giuffredi esce dal cilindro sputando merda su Ancelotti, dicendo la società, o meglio Ancelotti, deve dirci se noi siamo importanti, compreso lui, anche se lui non vale un cazzo, vabbè, se noi siamo importanti oppure ce ne andremo. Boh, non ho capito, è una minaccia o una promessa? Perché allora, ridendo e scherzando, allora Giuffredi un paio di tempo fa ha detto i napoletani sono bravi perché prima li idolatrano i propri giocatori manco fossero come Maradona, e poi li affossano di critiche. È vero, noi napoletani siamo pure strunz. Cioè, mi ricordo dai tempi belli di Datolo, dopo quell'assist e quel gol a Torino in quel famoso 3-2 nel 2009, fu etichettato come non so che, un dio sceso in terra. Cioè, è vero che molti tifosi sono incoerenti e si esaltano per un non nulla, è vero, ma carissimo mio, Isai e Mario Rui non sono calciatori. Come ho detto nei miei video precedenti, sono dei coltivatori di pomodori, non sono calciatori. Isai non sa correre, quando corre te ne calla, non sa crossà, non sa marcare, non sa raddoppiare, si fa saltare in un non nulla. Cioè, pure un, che ne so, un Gomez, che è forte, ma amore di Dio, ok, ma tu giochi nel Napoli, sei titolare nel Napoli, dovresti valere qualcosa, ok, dovresti. Gomez ti fa in un secondo tu e se ne va, cazzo, per Gomez è troppo forte. Pellissier, un Paloschi, ti fai saltare come un pollo, come un birillo di merda. Che è sta verità? Isai deve rendere grazie alla società che prima non ha preso un malqui di turno. Questa è la verità. Isai deve ringraziare che l'anno scorso e negli anni precedenti c'era Maggio, che Sarri non lo calcolava proprio. Eppure nelle poche apparizioni che Maggio ha fatto bene, ha giocato meglio di Isai. Boh, per due partite! Tu subito a minacciare, subito a fare chissà che, a scatenare chissà cosa. Guaglio! Isai non è Cafu, è Isai, è una pippa, è un raccogliatore pomarolo, basta! Madonna, se era vera quell'offerta del Chelsea, la società Napoli è proprio stronza che non ha accettato l'offerta. Ah, madonna mia, però. Isai è un giocatore scandaloso. Uno. Mario Rui, in quel poco che ha fatto,
quel po'. Ha dimostrato qualcosina! Ma proprio tirando proprio la corda, ma proprio qualcosina! Ma non è che è un Marcelo. Certo, offensivamente crea qualcosa, ma. Cioè, un altro po' tiene più cartellini gialli che assist. Che sia verità. Mario Rui, se Isai deve ringraziare la società Napoli e non gli ha preso il Marqui di turno, Mario Rui deve ringraziare l'infortunio di Culam. Entrambi devono ringraziare una serie di sfortunati eventi, citando una serie TV e il film con Jim Carrey. Vabbè, non c'entra un cazzo. Capite quello che voglio dire? Posto a Jake, sul procuratore Ash, bello, fu wap! Ma se non li vuoi vedere più a Napoli, vendili! E prego la società Napoli di non acquistare più giocatori che ha lui come procuratore. Mo ho letto che è pure procuratore di Veretout, obiettivo del Napoli, forse. Ma a sto punto teniamolo lontano, via Veretout, e pigliamo un altro centrocampista, perché io non lo voglio. Questi procuratori non fanno altro che seminare zizzania inutilmente. Che cazzo critica Ancelotti, che giustamente, secondo me, il mister voleva vedere se vale come giocatore. Ha visto che è una pippa, poi piano piano ha fatto inserire, ma qui l'ho promosso semi-titolare. E ma cazzo al cazzo, si vede che Marqui è 3-4 spanne sopra. È bravo a fare le diagonali, non si fa, si fa saltare difficilmente. La cosa che un terzino deve avere, il cross. Marqui dove sta, crossa. Sa dribblare, è bravo in velocità. Chi se non terzina? Chi se non terzino? Quindi, caro procuratore, le tue parole sono state ieri e sono: se creiamo disturbo ce ne andiamo. Mantieni la promessa. Yatavin. Ciao, voglio.